Le mie parole non lo toccarono più di tanto. Continuava ad avere quell'espressione gioiosa, soddisfatta. Tuttavia continuava a tacere. «Sto parlando al vento, vero?» dissi. «Forse tu continuerai a vivere come prima. Anzi, forse sarai ancora più sereno, più felice. Ma non pensi di assomigliare alle persone che hai ucciso, a quelle persone che rendono questo paese invivibile?» Per un attimo, la gioia che si leggeva sul suo volto sembrò svanire.